mio. lo dici tu perché è tuo. Dimmi. Qui. Dimmi di no. Vediamo. Allora. Ness contro Dagand. Vediamo quante tecniche sono. Quante tecniche? No, già uno parte con grab. Cioè. Vediamo Ness che dovrà proprio approcciare di forza. Sì, qui non so bene che cazzo commentare. Al momento stanno semplicemente girando in tondo e stanno tirando. Stanno giocando per il neutral così. Stanno tirando mosse un po'. Stanno giocando a ping-pong con i fagioli. Sì. Con i fagioli. Non conosco bene questo matchup io. Il matchup è. Come dire, cercare di prendere il vantaggio e poi non appena prendi il vantaggio stage basta, inizia a rompergli i coglioni all'opo perché è forzato. Space, guarda il cambio. Grazie. Ti sto così tanto sui coglioni. No, okay, sto, cioè, stai morendo. Sto impazzendo a guardare questo. Mi dai il cambio per commentare Nesta Cacchio, così te ne puoi dire un po' prima. Oh. Prima stock di Yolt, ha una bella lead, non ho visto come l'ha presa, ma ci va bene. Vino, buonasera. Leggi come ti hai messo. Va benissimo. Allora, sì, lo scopo è fare entrare le cannucce, no? E niente. Non penso, ok, che sta succedendo, ma so che Andre in sto periodo no. Peccato. Andre non è molto in forma in sto periodo, però... Come non è molto in forma? Ha preso il campo. No, stai zitto. Supportiamo Children for Life. Sì, insomma, okay. Giocano molto spesso insieme, si beccano quasi sempre in Grand Final a Bergamo, anche a Milano si beccano spesso in top 8. E quindi si menano. Quindi si menano sempre. Non penso vedrò dei match troppo one sided alla fine, devo dire. Questo lo dici tu. Sì, esatto, lo dico io. L'ho appena detto io, quindi. Vediamo se è giusto. Intanto Andre riesce. Mi fa morire come da canto dalla side B, può convertire da mezzo stage. Ha fatto un F smash e l'ha buttato fuori a caso, adesso muore proprio. Ha fatto SD? Sì, ha fatto SD. Beh, prima ha fatto SD. Non so se voleva recuperare con la Ken, oppure ha solo misimputato la Ken, appunto, non ho idea. Ha misimputato proprio. E mi piace un botto come, sapendo il matchup da parte di Yolt ovviamente, mi piace un botto come si posiziona rispetto alla Khan e ai Gunman. È davvero davvero tanta roba. Sì, no. 165 boy. Quella è la canonica. La canon. La canon. Se non la sai fare con Dakant, boh, droppa il gioco. Neutral B, bellissimo. Bello. Hai ragione. Mamma mia. Ok, deve stare attento a tirare le side B a close range, secondo me, perché Dakant? Sì. Vabbè, vale per entrambi in effetti, però Andre lo fa un pochino spesso, quindi... Beh sì, perché effettivamente il disco non è che ti dia tanta invincibilità. Oltre per quello, Ness, come è successo prima, fa low profile alla side B e quindi gli passa letteralmente sotto ed è morto a 100. Vabbè, sì, ci sta. Vabbè, Electro, cosa pretendi? Maggio normale. Però appunto era even, era giocato come al solito. 1-0 ce l'abbiamo. Doveva essere 3-0 secco. Vero, vero. Non l'ho capito. Perché sei una troia. Potevano mandare me. Potevano mandare me, cioè anche hanno mandato di nuovo te, ma vaffanculo. Fai schifo, ti odio, coglione. Vabbè, era preso posto. Ho curzo, comandata. Era preso posto, quindi. Lo potevi menare. Ma vaffanculo. Di, usciamo fuori 5 minuti che devo pestare, no? Cioè, veramente. Ah. C'erano problemi con i comandi. Adesso lo devi rifare. Ok, c'erano problemi con i comandi. Sì, problemi con i comandi. Scusami. Ah, eri tu che avevi sbagliato i comandi. Ah, ok, niente, ragazzi. Però hai vinto con i comandi sbagliati. Hai ragione. Abbiamo due classi. Lo dicevano anche di pianta, però non è la stessa cosa. Pianta. Vabbè, ma pianta è pianta. Che ci puoi fare? È un PG speciale. Ok, vediamo lo stage. Cioè, sono due PG abbastanza singolari. Non so realmente dire, ecco, questo stage è meglio per X. Vedi, pianta finisce nel giardino. Chi è che annaffia il giardino, Ness? No, Ness lo brucia il giardino. Ci caga sopra. Ma qual è tua sorella? Uiii, abbassa la cresta. No, abbassa la tu. Dai, ho il codino. Allora. Ho così detto. Ho il codino. Dai, inizio.
Iniziano. Ok, iniziano cosa? Molto. Sì. Go. Il go. Mancano 7 minuti. Però non ha fatto il combo adesso. Io oltre per. Ecco, tutti. Bello. Era un'idea della Madonna. Era davvero una bella idea. Ah, però è riuscito a shieldare. Sì. Ecco tutti i Nest Main. Me l'ha pure fatto io prima. Hanno sto tic, sto spasmo. Devono per forza, se sono sulla platform, scendere e fare 6B. Sì. Oppure scendono, salto 6B. È normale. Perché? Perché 6B? Esatto. No, primo pizzo. Tu non hai appena visto che cosa è successo? Sì, l'ho visto. Scherzavo. Sì, era uno scherzo. Come prima. Lead della Madonna per gli Yolt. Percentuali, tra l'altro, sono le stesse di prima. Direi quasi, onestamente. Andre... sì, però un vantaggio per... Andre si posiziona davvero bene con la Ken. Poi... perché percentuali basse? Ha fatto altro... Ma no, setup quello. Bel Spike. Bel Dair, davvero. E nulla, sì. Come nulla, sì. Yolt sta... Yolt prima mi fa... Devo approcciare di meno. Sta comunque approcciando. Vabbè, ha detto che deve approcciare di meno. Non ha detto che deve smettere di approcciare. Sì, ho capito, ma gli ha appena fatto dash attack in faccia. Cioè, meno 2000, quella roba. Ha provato il triangolo. Bello, ci sta. Prova a grabbare. Sì, un po'. Sì, questo non è approccio, no? Nel senso di sei attaccato face. I gunman in sto matchup sono un po' assurdi. Perché se ti posizioni bene tankano pick and fire. Sì. Però ti devi posizionare bene. Quello sì, di base. No, Andre sta provando. Realmente parlando la canna. Realmente parlando non ho nessuna idea di quale counterplay possa. Bello. Giocare e fare lo zoner migliore. Quindi essere più rompibile, devi essere più tossico dell'avversario. Mamma mia. Perché tanto è Ness, nel senso tu sai cosa può fare Ness e sai cosa può fare. Ah, mangia la colla e altre cose. Fa tutto. Il pastello. Fa un po' quello che lì fa. No, quella parola è bannata qui. Non si dice, uomo, non si dice. Chiedo a Metroid? No. Meglio di no. E ok. Se Andre riesce a mantenere la lead è tanta roba. La vedo difficile. Sperando che. Oddio! Oddio, invece okay. La riuscita. Qui Yolt deve stare attento a panicare. Perché in queste situazioni dove l'altro ha una stock in più di te, ma è già ben oltre la kill percent, è normalissimo grab, panicare. Muore. Viene preso da un grab. Muore in 100 stage. Sì. Anche da un dash anche attack. Sì, vabbè, però non lo contavo il dash attack. Cosa? Situazione even? Non mi sembra possibile. Sì, adesso è even, tecnicamente. È come se questi due avessero già giocato. Mamma mia. Ok, ragazzi, questa situazione è even. Per fare bread and butter. Andre fa bene a giocare. Cioè, Andre fa bene a giocare molto di bread and butter. Comunque, non è una cosa scontata. Contro Ness, che è pure piccolo, cercare il mega setup. Stronzate varie non è realmente il caso. Però fai figo. Capito, però poi prendi il cazzo. Quindi, non è il caso. Però fai figo. Però prendi il cazzo. Però fai figo. Vabbè, basta. Ok, le percentuali si sono alzate. Abbastanza. Qui siamo a rischio morte. Si è preso la sua stessa spina. Sì, è vero. Entrambi. Sapeva che morto. No, non è morto. 114. Bravissimo. Madonna, quanto è stato bravo lì ad evitare. Ottimo davvero. Ok, però riesce sempre a tenere le disavanti. Sì, è vero. Bravo. Bello, bello. Bella. Uno spike degno di nota. Yolt, stavo per dire, Yolt fa molto bene ad edge guardare da Kant. E poi è da stato Andre fa bene ad Andre fa molto bene ad edge guardare Yolt. Mamma mia. Caster V play. Sta mano bellissima. Perfetto. Ottimo. Possiamo notare la possenza. 1-1 l'hai messo? Sì, l'ho messo. Possiamo notare la possenza e la mascolinità di questi due uomini. Vado nonostante un po' i personaggi che usano. Quanto sei alto? Sì. Pensavo 2,6 metri. Ma con i tacchi o senza? Comunque sì, ero, so già giocato. Merda. Già fatto io. Devo aspettare. Giochi basket? Perché devi. Giochi basket? Sei alto, giochi a basket. Per forza. No, gioco a cricket e sono alto 3,2 metri, è un problema? Gioco a golf. Esatto. Guarda che molti giocatori di golf sono alti. Ma cazzo ne so io. Comunque, ok. Stanno per iniziare. Guarda. Comunque sì, veramente, notiamo la possenza. Lei era sì che ha coperto perfetto. Tutto. Notiamo la possenza di questi due uomini, nonostante i personaggi che usano rappresentano l'esatto contrario. Di cosa? Del divertimento? Della possenza. Ah, pensavo del divertimento. Ok, perfetto.
quasi sei con Game Preps. È bravo Andre a giocare. Sì, sì. È bravo Andre a giocare intorno alle serie di. Di NES, ok, mi stavo perdendo. Bravo a giocare intorno alle serie di NES. Ma qui. Il deflector ogni tanto è sfruttabile secondo me. Devi stare di molto attento. Di NES, quello con. Sì, sì, l'Hack Smash. Sì, però devi. Oddio, devi stare. Cazzo, è una figata sta cosa. Tu puoi far triggerare il PK Fire con i. Gli assistenti, come cazzo si chiamano? I gunman. E il PK Fire scende. Di base scende sempre. Però cazzo fa da muro. È una lingering che dura. Sì, esatto, è quello che dicevo prima. È una lingering che dura un bel po'. Forte. Ci prova. No, lì non è stato punito, Yolkman. Comunque. Vedi. Che palle che non abbiamo Rollick con noi, il miglior caster del mondo, perché sta giocando. Vanno a martoriare così viene solo in tre. Quella da un B era un po' sbagliata. O un po' greedy, non lo so. Non andava bene di base. Ci ho provato. Ci ha provato. E non c'è riuscito. Bravissimo! Non pensavo connettesse. Bello. Okay. Vabbè, Andre Cecchino. Ottimo. Ok. Bravissimo. Oh, no, ma però. Cioè, vedi che ci riesce. Ha provato a mixaparlo la Philip. Però non. Si ha detto non è worth. Lì non era il caso. Cioè, a Conferlo dice. Conferlo ammazzava per dire. Sì, però Fair era più commitment e rischiava di morire. Sì. Invece con la canna poteva rimanere safe per fare il dare sotto, no? Quindi era una risposta in più. Ok, sì, ho capito. Poi ha detto non ci riesco ad arrivarci. Ne ha fatto altro. Ha punito, è andata così, dai. Adesso PK Fair su PK Fire. Okay, stavolta la lead ce l'ha Yacht, vediamo se riesce a mantenerla. Bravo che aspetta l'esplosione della Ken. È una lead di un 60% che sta diminuendo. Sì, pian piano i numeri si accorceranno. È lo zoning che ti fa cambiare le partite, soprattutto per Andre. Andre deve fare più, cioè deve fare zoning. Però non si deve bere. Si deve beccare queste cose. Si è preso l'up smash. Era un bel up smash, eh. Ma tutti gli up smash sono belli. Dimmi quelli che sono brutti. Pianta. Pianta è brutto di base, non è... Allora va bene così. Lascialo nel giardino. Ehi, non pensavo hitasse F smash. Scusa, ma l'up smash di prima invece era uno scherzo per te? No, non era uno scherzo. Ok. Bella situazione sulle platte. Fa benissimo ad usare SD sulla piattaforma, perché se prendi il tech chase è una caterva di danni. Di PK Fire? Sì, PK Fire. Sì, perché scende. Electro, ma bene guard. Lei è. Ottimo dodge, devo dire. A Fair connette. Sì. Fortissimo. Bello. JV2. Io devo castare questa roba. Andrebbe anche bene se sapessi cosa dire, quello è il punto. Cosa puoi dire di due zoner che iniziano a tirarsi i proiettili su proiettili? Sui i famosi troiettili. Troiettili su troiettili. Cioè, ti lascia senza parole. È vero. Oh. Sì. Come. No. Varosa fisso. Skin standard. Sopra Baio. Skin standard. Sotto Pokémon Trainer. Anche. Skin base? Skin base, usa quella. Ha vinto, sì, ha vinto Yolt. Siamo Yolt 2-1. È l'ultima stock, è la penultima stock sua. Ma non è huge, ma è sempre un vantaggio. Vero. Allora, comunque. Boh. Cioè, non so se andrà. Non so. Dio cazzo. Si sente comunque, credo. Vabbè, comunque. Paccante. Siamo a tema. Deve stare. Deve stare zitto. Non so se ha fatto bene a cambiare, perché se vuoi provare un PG in un matchup particolare come questo subito. Lo devi fare o dal primo o nel secondo game. Corrin, ok. Pensavo andasse. Prende rosa, cioè cosa non se ne so, prende sempre rosa. Vabbè, prendevi sempre rosa. No, sta giocando, non parlare. Ok. Ha una spada. Contro Ness, buono. Grazie per l'informazione. Vediamo se sta. Dov'è la spada? Esatto. Eccola la spada. Si è vista. Ok. Le dita sono una spada. Allora, boh. È la camicia la spada. Se prima ero in difficoltà per Duck Hunt NES, ora veramente non so che dire.
posso no, vabbè, dire però che... c'ha il counter. Sì, ma più che counter non penso sia un brutto matchup perché appunto è una spada. Sì, con le disgiunte dovresti vincere, di base sei in vantaggio. Poi se fai questo ovviamente non perdi. Poi ha dei buoni kick confirm, Corrin comunque, Ness è leggerino. Beh, anche Ness ha dei buoni kick confirm. Vabbè, quello ovvio. Non pretende. Ah? Forse l'ha salvato, non lo so, vabbè. No, sarebbe... Cioè, okay, se gli avesse fatto lo smash subito probabilmente non si salvava. Comunque sì, range contro Ness... per Ness è veramente brutta. Però non so se Corrin era il personaggio giusto di quelli che hanno range. Usa, no? Poteva killarlo. Usa quelli. Ma comunque range. Sempre una spada è. Sì, però tra tutti i PG Sword Fighter ce ne sono dei migliori nel senso. Sì. Intanto comunque è Lid. Ancora Lid della Madonna per Yolt. Ah, niente. Quel doppio magnet è sick. È bellissimo. Andre secondo me deve riuscire a fare tanto conditioning con la 6D. No niente, sta venendo. Perché, lo sta buttando sempre. Andre sta venendo buttato ogni volta off stage in disadvantage. Okay. Se sei uno Sword Fighter in questo matchup dovresti avere il vantaggio stage, no? Perché sai Sword Fighter contro. Lo stage control di base. E se perdi lo stage control in un matchup positivo, allora vuol dire che forse non è proprio positivo. No, forse banalmente stai, non hai capito qualcosa che dovresti capire nel matchup e side B che prende la stop. Preso un bel colpo col side B. Tosta. Tosta per Andre, sì. Yolt sta facendo il suo, cioè. Il punto è che. Mi sa che l'ha sbagliato. No. È vivo, si è uscito vivo. Bravo. Corrin non ha ste grandissime cutscene come ce l'ha da canto, quindi imporsi in neutral è ancora più importante, cercare con le bread and butter, cercare quei piccoli confirm e così via. Contro Ness non è difficile perché ha un movement della Madonna, è floaty. Ah beh, per il fatto di essere floaty ha anche un'arma a doppio taglio, lo può prendere più facilmente, soprattutto perché ha più range. Beh, anche se però... matchup di merda. Ok. Belli quei tentativi di Bane. No, dash attack che uccide. Dash attack kill, era 150. Ah no, ma ha fatto il dash attack in una patch. Non ricordo quale però. Ok. Down throw. Sappiamo che Corrin è un buon PG però. La chat dopo però qui sta venendo malmenato. Vabbè, ma è normale, lo sa meno di... Se non è il suo main si può capire che non lo usi perfetto. Sì, è vero. Ok. Da un air si è un po' particolare, però ho capito l'idea. Sì. Okay bel be. Da mezzo Thunder. Da mezzo. Ammazzato! Poi inaspettato. Sì, non doveva switchare adesso.